No, avevo chiesto al preside di poter dire due parole introduttive prima della lettura, perché già la poesia in sé per sé è difficile ad essere neanche recepita, ma appena percepita quando la si legge una volta sola, a maggior ragione quando in realtà non si ha neanche il libro davanti e la si ascolta da una voce. La signorina si è appresa a leggere il Doganiere metafisico. Ecco, io immagino un sogno dove in realtà io mi avvio verso una frontiera dopo le stagioni della vita con una valigia, nella cui valigia porto i miei ricordi, ma non i ricordi come normalmente noi ce li portiamo dietro, ma come ha precisato giustamente Alberto Longanti, il segno, il senso, il significato. Fatemi aggiungere l'amore della vita che abbiamo vissuto e delle nostre ore. Ma il doganiere mi ferma e dice: di là, che è il regno dell'astratto, non si possono portare cose concrete, non si possono portare cose che si vedono o che si toccano. Ma commosso dalla mia esistenza mi concede di scegliere un solo ricordo. E io nella rassegna della memoria non so scegliere, come non sapreste scegliere voi se foste invitati a scegliere una sola cosa di tutto ciò che ha costituito le ore della vostra esistenza. E decido di non portare niente, forse perché è così che ce ne andremo. Prego. Nel sogno mi invitava il doganiere ad aprire il bagaglio, a suo giudizio troppo pieno per il transito, da quello che si vede e che si tocca, al paesaggio d'ombra dove regna soltanto l'assoluto dell'astratto. Né lo commosse il dirgli che portavo con me solo ricordi delle persone amate, degli eventi che fecero la vita. Con pazienza mi consentì una scelta, una soltanto, tra le tante che amavo. Non scelsi, arco alla cernita, e mi destai. Anche da sveglio, nel comporre il mosaico, non avevo segnali prioritari. Intanto, con la luce che filtrava tra le imposte di legno appena schiuse, già giungeva la chiacchiera del mondo che chiamiamo vita e il sogno obliterava.